Allora, dopo tutti questi ragionamenti sul perché sia così importante differenziare nel sangue l'osmolarità totale dalla osmolarità efficace o tonicità, adesso naturalmente la domanda obbligatoria è: ma anche nelle urine devo differenziare l'osmolarità totale dalla tonicità? E la risposta in questo caso non è così immediata, tanto che, come abbiamo già visto, autorevoli fonti sostengono che affrontare questo argomento faccia venire le lacrime agli occhi non solo agli studenti, ma anche a molti medici. Ed ecco perché abbiamo percorso insieme un lungo cammino composto da diversi filmati per costruire una sintesi di concetti facili da memorizzare che adesso rivediamo solo nei passaggi essenziali. Io direi, prima di tutto, di incominciare ad inserire anche le urine nel percorso delle quattro tappe storiche che abbiamo ricostruito in sintesi 6A, per raccontare la storia delle parole osmolarità e tonicità nel plasma. Prima tappa. Era necessario poter contare i soluti presenti non solo nel sangue, ma naturalmente anche nelle urine. Seconda tappa, gli stessi strumenti capaci di contare i soluti, grazie a quello che i soluti sanno fare in vitro per il solo fatto di essere presenti in soluzione, sono stati da sempre utilizzati per misurare la concentrazione di soluti non solo nel sangue, ma naturalmente anche nelle urine. Terza tappa. Anche nelle urine, naturalmente, all'inizio si descriveva la concentrazione dei soluti presenti come molarità congiunta di moli dissociati. Ma poi, come dice bene questo vecchio testo, la molarità colligativa è stata più comunemente definita osmolarità, e cioè anche per le urine si sono abbandonati i termini descrittivi, sostituendoli con termini funzionali, capaci di esprimere quello che queste particelle sanno fare negli apparecchi di laboratorio. E per le stesse ragioni pragmatiche, anche nelle urine, naturalmente, si è continuato sempre ad usare i termini osmolarità ed osmoli, anche quando i campioni sono misurati in altri tipi di apparecchi. Ok, dunque, fin qui tappe comuni, ma poi alla quarta tappa i percorsi lessicali di sangue e urine si sono invece separati, da quando si chiarì che queste definizioni non erano corrette se trasferite ai campioni di plasma o di liquidi che sarebbero poi venuti in contatto con il plasma. A quel punto si proposero per il plasma i correttivi lessicali dell'aggiunta di aggettivi qualificativi professionalizzanti per poter distinguere osmolarità totale da osmolarità efficace. O, meglio ancora, fu proposta la sostituzione della parola osmolarità efficace con tonicità per esprimere la concentrazione dei soli soluti impermeabili non penetranti le membrane che condizionano il movimento dell'acqua transmembrana e quindi possono modificare il volume delle cellule con cui i liquidi del compartimento extracellulare vengono a contatto. E questo ci ha portato con il tempo a comporre per il plasma questo quadro molto preciso e definito che sintetizza i valori medi di osmolarità e tonicità plasmatica all'interno di range fisiologici molto ristretti di osmolarità, tonicità e sodiemia, con la consapevolezza che questi valori sono sovrapponibili a quelli dei liquidi interstiziali, differenziati dal plasma essenzialmente
per la componente proteica che non passa la barriera endoteliale. E per le urine? Un quadro simile di valori medi? No, per le urine non è andata così. Già dalle prime misurazioni effettuate nell'Ottocento ci si era subito accorti che c'era qualcosa di molto diverso tra sangue e urine. Utilizzando gli stessi strumenti crioscopi che misurano il delta crioscopico, nel sangue si poteva stabilire un cosiddetto valore normale, fornito da una decina di campioni testati di persone in buona salute che abbassavano tutti la temperatura di congelamento dell'acqua pura a meno 0,56, ma non nelle urine, dove invece i campioni degli stessi soggetti mostravano un largo range di valori di delta crioscopico compreso tra meno 0,5 e meno 2. Allora, con i semplici passaggi ripassati in sintesi 6A, i delta crioscopici ottenuti nell'Ottocento si traducono in questi numeri. In condizioni standard, una concentrazione dei soluti plasmatici intorno a 300 millimoli dissociate o 1000 osmoli per litro, a fronte di una oscillazione dei valori di concentrazione dei soluti urinari tra 1075 e 268 millimoli dissociate o 1000 osmoli per litro. E cos'è cambiato nei quadri sinottici più dettagliati del XXI secolo, come ad esempio in questo proposto da noi? Beh, è chiaro che, come abbiamo appena visto anche qui, è cambiato il modo di esprimere le condizioni normali nel plasma, là dove i progressi delle conoscenze hanno consentito di scendere più nel dettaglio dentro l'osmolarità totale, identificando uno strettissimo range fisiologico intorno a 20 milliosmoli, dentro cui è compreso un range altrettanto ristretto per la tonicità e ancora più contenuto per la sodiemia, principale responsabile della tonicità, le cui escursioni fisiologiche sono intorno a 10 milli equivalenti per litro. Ma invece, per le urine oggi ritroviamo praticamente gli stessi numeri dell'Ottocento, espressi come escursione di una concentrazione complessiva che in condizioni fisiologiche oscilla tra valori molto bassi e molto alti e soprattutto senza la sottocategoria della tonicità. E come mai? Beh, è molto semplice. Abbiamo detto che distinguere osmolarità totale da tonicità è indispensabile per capire come i liquidi esaminati si equilibrino poi in vivo transmembrana con i liquidi intracellulari di tutte le cellule con cui entrano in contatto. Ma le urine sono un liquido corporeo diverso da tutti gli altri e per loro non valgono queste regole. So che voi a volte pensate che io abbia una visione un po' nefrocentrica del corpo umano, ma ricordatevi che senza quello che il rene ha introdotto nella filogenesi degli esseri viventi, noi, pongidi superiori opponenti il pollice, non avremmo potuto stare fuori dall'acqua né tantomeno alzarci in piedi. E tra i molti contributi del rene alla vita degli esseri umani sulla Terra, la produzione dell'umore urina ha certamente un ruolo prioritario. Allora, la composizione delle urine è manipolata dentro il rene per mantenere gli equilibri di tutto il corpo umano. E questo si traduce tra l'altro nel fatto che la concentrazione dei soluti urinari, in condizioni fisiologiche, può oscillare addirittura entro range di 1000 milliosmoli per litro. Ma noi
abbiamo appena detto che nei liquidi extracellulari i range fisiologici di concentrazione di soluti non devono superare 10-20 milliosmoli per litro per evitare che le cellule con cui gli stessi liquidi entrano in contatto siano a rischio di subire danni secondari ad un eccesso di soluti permeabili che possono invaderle attraverso la diffusione transmembrana o ad un eccesso o un difetto di soluti impermeabili che, condizionando l'osmosi, cioè il movimento dell'acqua, possono modificarne i volumi. E dunque non è pensabile che questi due liquidi, il liquido interstiziale e l'urina, si equilibrino transmembrana nello stesso modo con i liquidi intracellulari con cui vengono a contatto, perché oscillazioni fisiologiche di concentrazioni delle urine di questa entità e così lontani dalle strettissime oscillazioni entro cui varia la concentrazione dei soluti nei liquidi interstiziali esporrebbero le cellule con cui le urine vengono a contatto a continui gradienti inaccettabili. E difatti non è così. Il contatto tra urine e cellule contigue non segue le regole standard dei comuni rapporti transmembrana dei liquidi extra ed intracellulari. Le urine scorrono nel loro percorso dai tubuli fino all'uretra alternando passaggi in cui ci sono movimenti attivi di riassorbimento o secrezione effettuati dal rene in base alle esigenze dell'organismo, ad altri passaggi in cui le pareti si comportano come se fossero blindate. Prima di tutto, all'inizio del suo percorso, quando la preurina è a contatto con i tubuli renali, si trova in un'area molto particolare di un organo eccezionale come il rene. Mi pare di avervelo già detto. Dove è previsto che le membrane sopportino un gradiente di concentrazione osmolare tra l'interno e l'esterno delle cellule fino a 200 milliosmoli, attraverso quei meccanismi di adattamento che abbiamo già ripassato qui, tra cui, per esempio, la capacità di sintetizzare soluti organici intracellulari quali zuccheri, amminoacidi o ioni, che possono così mantenere dentro le cellule la stessa concentrazione osmolare degli ambienti circostanti ed evitare qualunque movimento dell'acqua per osmosi. E poi, in tutto il percorso successivo, l'urina è a contatto sempre con l'uroepitelio, il tessuto epiteliale che tappezza le vie escretrici dalla pelvi all'uretere e poi alla vescica ed infine all'uretra, sotto forma di una robustissima barriera che impedisce il passaggio di urine, di metaboliti tossici e di patogeni. È distensibile, controlla i rapporti tra la composizione urinaria ed il sangue dei capillari attraverso sistemi estremamente sofisticati ed è capace di trasferire attraverso la superficie mucosa informazioni ai nervi, ai fibroblasti, alla muscolatura circostante ed è in grado di modulare risposte del sistema immunitario. E questa barriera è così totale che fino a poco tempo fa si pensava fosse passiva e impermeabile e che l'urina che arriva in vescica fosse identica a quella escreta dal rene. Ma poi, anche in questo campo, il continuo progredire delle ricerche scientifiche ha portato invece a scoprire, tra l'altro, la presenza di acquaporine anche qui e a ipotizzare, perciò, che anche l'uroepitelio possa giocare un ruolo al momento ancora sottovalutato nel modificare la composizione delle urine
e la regolazione dell'omeostasi di ioni, soluti ed acqua. In conclusione, dunque, la divaricazione storica del percorso concettuale lessicale tra sangue e urine per quel che riguarda le parole osmolarità e tonicità si è fermata a questo bivio per molti anni. Da una parte, nel sangue, una volta chiarito che le parole osmolarità e osmoli non indicano quello che la loro etimologia esprime, abbiamo imparato a differenziare all'interno di una so-called osmolarità totale la tonicità, sottocategoria composta dalle vere osmoli in vivo, o meglio, tono-moli impermeabili, perché solo così possiamo avere informazioni precise su cosa stia capitando nei rapporti tra il compartimento liquido estracellulare, da cui proviene il campione in esame, e il compartimento intracellulare. Dall'altra parte, nelle urine, una volta chiarito che le parole osmolarità e osmoli non indicano quello che la loro etimologia esprime, abbiamo continuato ad usarle lo stesso per indicare la concentrazione totale di tutti i soluti urinari. E dunque, anche per le urine parliamo di una so-called osmolarità urinaria totale, al cui interno però non è stata differenziata una tonicità urinaria come espressione dei soluti impermeabili presenti capaci di condizionare il movimento dell'osmosi nel percorso che le urine fanno dai tubuli all'uretra, perché abbiamo capito che le regole vigenti in quel tragitto sono estremamente più complesse degli equilibri di diffusione e osmosi, che regolano in tutto il corpo il rapporto tra liquidi interstiziali e cellule circostanti. Ok, allora, per molto tempo ci si è fermati a questa tappa. Qui osmolarità totale e tonicità, e qui osmolarità totale e basta per moltissimi anni. Ma allora questo vuol dire che non parliamo di tonicità nelle urine? Ed ecco il famoso punto così spinoso da far venire le lacrime agli occhi, perché invece sì, parliamo di tonicità anche nelle urine, da quando nella seconda metà del Novecento questo termine è stato introdotto, ma per esprimere un concetto diverso. Ed ora vediamo in cosa consiste questa diversità. Nel plasma parliamo di tonicità per indicare una proprietà, diciamo così, caratteriale di quei particolari soluti confinati nei liquidi extracellulari che si confrontano con i soluti confinati nei vicini liquidi intracellulari con cui vengono in contatto durante il loro percorso, regolando così il movimento dell'acqua transmembrana, cioè l'osmosi. Nelle urine, invece, non parliamo di tonicità per indicare una proprietà di alcuni soluti urinari che condizionano il movimento dell'acqua attraverso la membrana delle cellule con cui le urine vengono a contatto lungo il loro percorso, ma per esprimere invece qualcosa di completamente diverso. Qui, infatti, la tonicità è una sorta di messaggio che le urine ci consegnano per informarci su quello che il rene sta facendo per regolare la tonicità plasmatica. E dunque, due significati completamente diversi attribuiti alla stessa parola, tonicità, e questo ha certamente contribuito a creare le nebbie intellettuali percepite quando si affronta questo argomento. Perciò, adesso, calma,
Facciamo un bel respiro profondo ed entriamo un po' nei dettagli partendo, come al solito, dall'inizio. Che le urine fossero un fluido secreto all'esterno del corpo umano e in grado di far capire cosa stesse succedendo all'interno del corpo umano è una consapevolezza acquisita moltissimo tempo fa, quando il tasting di urine dolci ha costituito di fatto la prima diagnosi di diabete. E poi il progredire delle ricerche scientifiche dalle urine dolci del diabete mellito alle urine senza sapore del diabete insipido, alle urine che si sciolgono a caldo e precipitano a freddo se c'è la proteinuria di Ben Jones, alla misurazione della concentrazione dei soluti presenti, alle indagini microscopiche, all'identificazione delle componenti proteiche fino ad arrivare alle omiche e alle microvescicole, ha consentito e consentirà di effettuare indagini sempre più sofisticate su quel sensazionale umore prodotto da un organo formidabile come il rene, per ricavarne utilissime informazioni su cosa stia capitando in tutto il corpo umano. Noi oggi ci stiamo occupando della concentrazione dei soluti misurati nelle urine, cioè della cosiddetta osmolarità, e perciò rivediamo i molti contesti diversi in cui questo specifico dato ci fornisce indicazioni insostituibili su quello che sta succedendo nel nostro corpo, come si è progressivamente imparato nel tempo, tappa dopo tappa. Eravamo ancora nell'Ottocento quando, dopo aver scoperto il modo di misurare con gli apparecchi criometri la concentrazione del sangue e delle urine, quella molarità colligativa che con il tempo si sarebbe poi chiamata osmolarità, si ebbe l'intuizione geniale di ragionare su questi dati confrontando l'osmolarità urinaria con l'osmolarità plasmatica per capire come il rene si comporti quando è chiamato a mantenere la concentrazione dei liquidi corporei a fronte di stress indotti dalla mancanza o dall'eccesso di acqua. Utilizzando gli stessi apparecchi che misurano il delta crioscopico in volontari disposti a non bere o a bere molto per un giorno, si dimostrò che in entrambi i casi si modificava in modo evidente il delta crioscopico delle urine, che aumentava dopo assetamento fino a meno 2.4 e si riduceva invece nettamente dopo diluizione fino a meno 0.16, mentre invece non si modificava il delta crioscopico del sangue. E cioè, traducendo questi valori in concentrazioni con il semplice calcolo che abbiamo ripassato qui, si vide che dopo restrizione idrica o diluizione, la concentrazione urinaria dimostrava un'oscillazione ancora maggiore rispetto a quella osservata in una giornata standard, come abbiamo visto qui, perché variava rispettivamente da 1290 a 86 millimoli dissociate o 1000 osmoli per litro, a fronte di una concentrazione plasmatica sempre stabile intorno ai valori fisiologici di 300 millimoli dissociate o 1000 osmoli per litro. Clamoroso! Erano praticamente i primi test di concentrazione e diluizione ante litteram. E già da questi studi, davvero ingegnosi, si osservava come, a fronte di condizioni di potenziale rischio per le cellule del corpo umano dovuto ad un eccesso o ad una mancanza di acqua, l'estrema e sofisticata discrezionalità operativa di un organo eccezionale come il rene sia capace di variare in modo considerevole
la concentrazione delle urine, così da consentire di non alterare la concentrazione dei liquidi corporei. Poi abbiamo imparato a riconoscere i soluti urinari e a calcolare quelli che allontaniamo in condizioni fisiologiche, valutati tra 600 e 800 milliosmoli totali derivanti dalla quota introdotta più quella metabolizzata, e che, come abbiamo ripassato in supplemento C, ragionando su un valore intermedio di 700, sono costituiti per la maggior parte dalla somma di urea più elettroliti più scorie prodotte dal catabolismo. E abbiamo praticamente confermato la correttezza degli studi dell'Ottocento, dimostrando che noi allontaniamo questi soluti con una concentrazione che varia da valori massimi intorno a 1200 milliosmoli per litro a valori minimi intorno a 50 milliosmoli per litro, in base a qual è la concentrazione dei liquidi in quel momento presente nel nostro corpo e a cosa è necessario che il rene faccia per riportare l'equilibrio. A questo punto ci è bastato fare al rene le domande giuste sulla concentrazione dei soluti urinari per avere indicazioni preziose, insostituibili, sulla patogenesi di quadri diversi osservati nella nostra pratica clinica quotidiana, come abbiamo visto in diversi filmati. Per esempio, di fronte a pazienti che presentino una poliuria nelle 24 ore e ricordando che, come abbiamo già ripassato qui, la definizione di poliuria va contestualizzata al singolo caso, per cui si applica a volumi diversi di urine in contesti diversi, sapere se la poliuria giornaliera è diluita o concentrata è un elemento diagnostico cruciale. Se la poliuria è diluita, il confronto con la concentrazione dei liquidi plasmatici e le entrate giornaliere di acqua in quello specifico contesto clinico ci consentirà di capire se il rene svolge bene il suo lavoro smaltendo adeguatamente un eccesso di acqua o se sta invece perdendo acqua, portando così ad un pericoloso aumento della concentrazione dei liquidi corporei e dunque se si tratta di una poliuria diluita appropriata oppure inappropriata, come nel diabete insipido centrale o nefrogenico. Se la poliuria è concentrata, il confronto tra la concentrazione dei liquidi plasmatici e le entrate giornaliere di acqua e di soluti in quello specifico contesto clinico ci consentirà ancora una volta di capire se il rene smaltisce adeguatamente carichi di osmoli oppure se perde soluti con il risultato di ridurne la concentrazione plasmatica, e cioè se siamo di fronte ad una poliuria osmotica appropriata, come quella da eccessive entrate, oppure post-ostruttiva o da aumento del catabolismo, o inappropriata, come nella salt wasting o in presenza di tubulopatie. Ed ancora, i valori della concentrazione urinaria sono uno strumento indispensabile per consentire la diagnosi differenziale anche nei quadri di nicturia di bambini, adulti e anziani, là dove, dopo aver ben chiarito le differenze tra pollacchiuria e poliuria notturna, possiamo trovarci di fronte per esempio a poliuria notturna diluita, da difetto nel ritmo circadiano dell'ADH dimostrato nei bambini e negli anziani e correggibile con terapie mirate, oppure poliuria notturna concentrata da eccesso di ioni sodio come in corso di sleep apnea
ed anche in questo caso correggibile con terapie adeguate. E poi, naturalmente, ci sono tutte le situazioni in cui abbiamo imparato a usare la concentrazione dei soluti urinari per orientare correttamente la diagnosi in presenza di patologie renali diverse. Per esempio, di fronte ad una insufficienza renale acuta, il volume urinario giornaliero, insieme alla concentrazione delle urine, fornisce utilissimi orientamenti diagnostici, come abbiamo ripassato qui. La presenza di oliguria con osmolarità urinaria maggiore di quella plasmatica indica che il rene riesce comunque ad allontanare un po' di scorie concentrate ed orienta perciò la diagnosi patogenetica verso un danno di tipo pre-renale, nel senso che il parenchima renale non è danneggiato primitivamente, ma lavora di meno perché gli arriva meno sangue, come ad esempio nel paziente che abbiamo visto qui, disidratato ed ipovolemico. Mentre invece, sempre in presenza di insufficienza renale acuta oligurica, un volume urinario ridotto ma con urine non concentrate, con un rapporto tra osmolarità urinaria e plasmatica uguale o inferiore a 1, dimostra che è presente un danno organico del parenchima renale, che le caratteristiche del contesto clinico e delle indagini urinarie, e quando è il caso biottiche, consentiranno di identificare con precisione. Poi abbiamo scoperto anche che il rene perde la capacità di concentrare e diluire le urine nel corso dell'evoluzione dell'insufficienza renale cronica di uresi conservata, quando il danno anatomo-funzionale progressivo delle sofisticate strutture tubulari capaci di diluire e concentrare porta alla perdita progressiva proprio di queste funzioni. Per cui le urine ad un certo punto arrivano ad avere una concentrazione che non si discosta significativamente da quella del plasma, come ben descritto in questa bellissima immagine. Dai valori massimi di concentrazione urinaria intorno a 1200 milliosmoli per litro a valori minimi intorno a 50 milliosmoli per litro, con il progredire dell'insufficienza renale cronica ci si sposta pian piano verso un valore fisso intorno a 300. E cioè, il rene produce sempre solo più urine isostenuriche, con la stessa concentrazione dei liquidi corporei. E poi abbiamo imparato che qualcosa di simile capita anche nel rene senile, perché è come se comparissero delle rughe che ne riducono progressivamente la capacità di concentrare e diluire l'urine, limitando le oscillazioni dell'osmolarità urinaria entro range molto più ristretti. E queste conoscenze sono molto utili per orientare correttamente i percorsi diagnostici e terapeutici nella pratica clinica quotidiana. Ma non è finita qui, perché poi si è fatto ancora un grande passo avanti muovendosi dai concetti ai calcoli per poter avere a disposizione dei numeri su cui basare i bilanci quotidiani e le terapie di fronte a pazienti con alterazioni della concentrazione dei liquidi corporei, e si è imparato a ragionare sul confronto tra osmolarità del plasma e osmolarità delle urine per capire cosa stia succedendo in tutto il corpo. In gergo tecnico stiamo parlando di clearance osmolare e clearance dell'acqua libera, che adesso però rivediamo solo dal punto di vista concettuale, utilizzando la nostra consueta metafora prossemica. Il ragionamento è questo: se guardiamo con gli occhi della mente la concentrazione dei soluti plasmatici in condizioni fisiologiche,
vediamo che è il risultato della distribuzione dell'acqua intorno ad ogni soluto come dentro una bolla spaziale virtuale dalle dimensioni ben precise, che rappresenta la distanza di tipo sociale percepita come adeguata. Ok, allora, se le urine hanno la stessa concentrazione del plasma, significa che il rene allontana ogni soluto circondato da una bolla spaziale di acqua uguale a quella che circonda i soluti nei liquidi extracellulari. E quindi nelle urine c'è lo stesso rapporto acqua-soluti che c'è nel plasma e nei liquidi interstiziali. Niente acqua di più e niente acqua di meno. Ma se la concentrazione dei soluti urinari è inferiore a quella plasmatica, significa che qui, intorno ad ogni soluto, c'è dell'acqua in più rispetto a quella necessaria per formare la bolla spaziale fisiologica che abbiamo visto qui. Il che è come dire che il rene allontana acqua libera in più rispetto a quella necessaria per le bolle spaziali fisiologiche standard. Ed è grazie a questo che mantiene la normale concentrazione dei liquidi corporei. Mentre invece, se la concentrazione urinaria è maggiore di quella plasmatica, significa che qui, intorno ad ogni soluto, c'è meno acqua di quella necessaria per formare la bolla spaziale fisiologica che abbiamo visto qui. Il che è come dire che il rene trattiene acqua, ed è grazie a questo che mantiene la normale concentrazione dei liquidi corporei. E questa quantità di acqua persa si può calcolare, e questa quantità di acqua riassorbita si può calcolare, in modo da poter fare bilanci quotidiani corretti. Punto. Molto bene, allora. E siamo ormai nel Novecento. I progressi della conoscenza ci hanno portato a chiarire il decisivo significato diagnostico dell'osmolarità urinaria in tutti i casi che abbiamo ripassato qui e che oggi ci siamo limitati ad elencare. Ma si è sempre ragionato sulla osmolarità delle urine e non si è mai parlato di tonicità urinaria. Ed ecco dunque come si è arrivati proprio a quest'ultimo passaggio. Tutto è partito da quella tappa cruciale della conoscenza di quando si riconobbe la differenza tra osmolarità totale e tonicità plasmatica, composta dalla sottocategoria dei soli soluti plasmatici confinati nei liquidi extracellulari, e cioè dal sodio più gli anioni corrispondenti, da cui dipende il volume delle cellule con cui gli stessi liquidi vengono a contatto. E da quando la sodiemia cominciò ad essere dosabile con i primi fotometri a fiamma all'Università di Yale, dopo la Seconda Guerra Mondiale si iniziò a calcolare la tonicità, che non si poteva, come non si può neppure oggi, misurare. A questo punto si era in grado di misurare l'osmolarità con gli apparecchi e contemporaneamente calcolare la tonicità grazie alla misurazione della sodiemia, e ci si accorse che, a parità di osmolarità plasmatica totale, la tonicità poteva essere anche ben diversa. Ed ecco il passaggio chiave, perché, attenzione, se a parità di osmolarità totale la tonicità del plasma può essere normale o patologica, come qui, oppure qui, questo significa che ragionare sull'osmolarità totale non è sufficiente per capire cosa stia capitando proprio nella tonicità del plasma. A questo punto fu evidente che anche tutti i ragionamenti fatti sui rapporti
tra la concentrazione totale dei soluti urinari e la concentrazione totale dei soluti plasmatici per conoscere l'acqua allontanata o trattenuta dal rene, su cui basare i bilanci e le terapie, andavano approfonditi alla luce di queste nuove conoscenze. Ed ecco dunque il passo avanti che è stato fatto e che, per usare una delle nostre solite metafore concettuali, possiamo sintetizzare come il risultato dell'applicazione di occhiali 3D. Nei liquidi corporei, sotto l'immagine in bianco e nero si è riconosciuta una sorta di superficie piatta che visualizza quella concentrazione di tutti i soluti presenti che oggi chiamiamo osmolarità totale. Ma sotto questa superficie c'è un'altra realtà tridimensionale dove si evidenziano i due principali compartimenti dei liquidi corporei, quelli extracellulari ed intracellulari, con dentro solo i soluti dotati di bolle spaziali di acqua dal bordo impermeabile che vi sono confinati, essenzialmente dentro le cellule il potassio, al di fuori delle cellule il sodio, che insieme agli anioni corrispondenti costituisce la tonicità plasmatica. Se ragioniamo sulla concentrazione di tutti i soluti del plasma e vogliamo sapere come il rene la condiziona, va bene se confrontiamo l'osmolarità totale delle urine con l'osmolarità totale del plasma. Siamo al livello della superficie piatta multicolore, dove la metafora delle bolle spaziali ci fa immaginare l'acqua distribuita in modo simmetrico intorno a tutti i soluti, senza nessuna differenza tra chi attraversa e chi non attraversa le membrane cellulari. E qui vediamo che la normalità nel plasma è rappresentata da una concentrazione intorno a 300 milliosmoli per litro. Le urine hanno una concentrazione uguale a quella del plasma quando tutti i soluti urinari sono circondati dalla stessa bolla spaziale di acqua che circonda anche tutti i soluti plasmatici. E perciò anche nelle urine c'è una concentrazione totale intorno a 300 milliosmoli per litro. Ma se ci interessa ragionare sulla tonicità del plasma, e cioè sulla sodiemia, dobbiamo passare al livello sottostante della realtà tridimensionale sommersa, dove è possibile identificare i meccanismi che regolano nel nostro corpo in vivo l'equilibrio dell'acqua transmembrana. In questa realtà virtuale si vede chiaramente che a gestire l'acqua sono solo i soluti confinati nei due compartimenti principali. Gli unici con bolle spaziali di acqua dai bordi impermeabili che abbiamo definito di serie A. Certo, anche i soluti permeabili che attraversano le membrane si portano dietro un po' di acqua presa dalle bolle spaziali di serie A, ma proprio perché passano da una parte all'altra non hanno nessuna capacità di gestire i movimenti dell'acqua transmembrana, come sanno fare invece i soluti confinati. E a questo livello di realtà virtuale si vede che la normalità della tonicità dei liquidi extracellulari è rappresentata dalla normosodiemia, cioè concentrazione fisiologica del sodio più anioni corrispondenti, il che vuol dire sodio plasmatico circondato da bolle spaziali di acqua che portano a valori entro range molto ristretti, intorno a 140 milliequivalenti o milliosmoli per litro. Invece, quando la sodiemia esce da questi range, e cioè il sodio
a bolle circostanti di acqua più striminzite o più dilatate, si attivano le leggi dell'equilibrio dell'acqua vigenti sulla Terra, che richiedono il raggiungimento di un equilibrio con le bolle spaziali impermeabili dei soluti confinati dentro le cellule, il che porterà inevitabilmente a ridurre il volume cellulare o ad aumentarlo, con tutti gli inevitabili effetti dannosi che ne derivano. Ok, e dunque cosa mi serve andare a cercare nelle urine per capire come il rene regola la tonicità plasmatica? Ben presto si scoprì che a darci queste informazioni è la concentrazione del sodio urinario. O meglio, siccome il sodio nel suo percorso intrarenale può scambiarsi con il potassio, a darci queste informazioni è la concentrazione del sodio più potassio, cioè la concentrazione degli elettroliti urinari. Ecco allora che anche nelle urine l'impiego degli occhiali 3D ci consente di riconoscere sotto la superficie piatta multicolore, che esprime l'osmolarità totale, dove sono compresi tutti i soluti circondati dalle loro bolle spaziali, una realtà tridimensionale, dove il volume urinario è evidenziato come una sorta di metaforico plasma virtuale distribuito solo intorno agli elettroliti, mentre tutti gli altri soluti scompaiono confinati ai margini. In questo mondo virtuale gli elettroliti urinari vengono condensati in un unico soluto, il sodio urinario, così da poter immaginare un'unica bolla spaziale circostante che può essere confrontata con la bolla spaziale del sodio plasmatico. In gergo tecnico, mentre prima parlavamo di clearance osmolare e clearance dell'acqua libera da osmoli, adesso stiamo parlando di clearance elettrolitica ed acqua libera da elettroliti. Ecco allora dove è nata l'idea di definire questa concentrazione degli elettroliti urinari con il termine di tonicità urinaria. È nata dal fatto che ci dà informazioni sulla tonicità plasmatica. Chiaro? La so-called tonicità delle urine è, dal punto di vista lessicale, una inevitabile fonte di confusione, perché non ha assolutamente niente a che vedere con il significato che lo stesso termine tonicità ha quando si parla del plasma. Nel plasma, la parola esprime l'effetto che i liquidi extracellulari esercitano sul volume delle cellule con cui vengono in contatto, mentre nelle urine la stessa parola non c'entra niente con il rapporto tra il liquido urine e le cellule con cui le urine vengono in contatto nel loro percorso nel corpo umano. In questo liquido urine si chiama tonicità solo perché ci informa sulla tonicità di quest'altro liquido, plasma. Dobbiamo farcene una ragione. E per consolarci, adesso vediamo come lo dice il New England. La concentrazione degli elettroliti urinari sodio più potassio e non la sua osmolarità, che include elettroliti, urea e glucosio, determina l'effetto delle urine sulla concentrazione plasmatica del sodio. Cioè, per ragionare su come il rene condizioni la sodiemia, dobbiamo guardare il rapporto tra queste due bolle spaziali, quella intorno agli elettroliti urinari e quella intorno al sodio plasmatico.
Le urine sono isotoniche rispetto al plasma se la concentrazione del sodio più potassio urinario è uguale a quella del sodio plasmatico. In condizioni fisiologiche, 140 milliequivalenti per litro qui e 140 milliequivalenti qui vuol dire bolle spaziali uguali qui e qui. Perciò il rene non sta facendo niente che modifichi la tonicità plasmatica. Invece le urine sono ipotoniche se la bolla spaziale che circonda gli elettroliti urinari è più larga rispetto a quella che circonda il sodio plasmatico. Ed il confronto con la tonicità plasmatica ci dice cosa sta capitando. Urine ipotoniche e sodiemia normale, normotonicità plasmatica, significa che questa normalità è mantenuta grazie al rene che allontana correttamente acqua corporea in eccesso. Urine ipotoniche e iposodiemia, ipotonicità plasmatica, significa che c'è troppa acqua nel plasma nonostante il rene faccia tutto quello che può per allontanarla. Urine ipotoniche ed ipersodiemia, ipertonicità plasmatica, vuol dire che il rene perde in modo inappropriato acqua libera da elettroliti che possiamo immaginare provenire direttamente dalle bolle spaziali del sodio plasmatico, e quindi la sodiemia tende a salire ed il plasma diventa ipertonico. Ed ecco come lo dice il New England. Le urine sono ipotoniche se la concentrazione degli elettroliti urinari è più bassa di quella del plasma. Dal momento che in questi casi è parzialmente composta da acqua libera da elettroliti, l'escrezione di urina ipotonica aumenterà la concentrazione del sodio plasmatico. Invece, se la bolla spaziale intorno agli elettroliti urinari è più stretta rispetto a quella del sodio plasmatico, vuol dire che il rene trattiene acqua libera da elettroliti. E ancora una volta, il confronto con la tonicità plasmatica ci dice cosa sta capitando. Urine ipertoniche e sodiemia normale, normotonicità plasmatica, significa che questa normalità è mantenuta dal rene che trattiene adeguatamente acqua. Urine ipertoniche e ipersodiemia, ipertonicità plasmatica, significa che c'è poca acqua nel plasma nonostante il rene faccia tutto quello che può per trattenerla. Urine ipertoniche e iposodiemia, ipotonicità plasmatica, vuol dire che il rene trattiene troppa acqua che possiamo immaginare entrare direttamente nelle bolle spaziali del sodio plasmatico, e quindi la concentrazione del sodio tenderà a scendere ed il plasma diventerà ipotonico. Ed ecco come lo dice il New England. Al contrario, l'urina è ipertonica se la sua concentrazione di elettroliti è superiore a quella del plasma. L'escrezione di urina ipertonica abbasserà la concentrazione del sodio plasmatico. Bene, a questo punto direi che è chiaro quando ci servirà andare a guardare questa tonicità urinaria. Sempre quando è presente un'alterazione della sodiemia, il che non è poi così difficile neanche al letto del malato. Basta confrontare sodiuria più potassiuria su un campione di urine spot con la sodiemia. E questo perché in generale il calcolo con l'osmolarità totale di urine e sangue rispetto al calcolo con gli elettroliti
sovrastima la quantità di acqua riassorbita e sottostima la quantità di acqua allontanata. Ma poi, soprattutto, c'è un contesto in cui, se ci fermassimo al confronto tra le due osmolarità, non solo otterremmo numeri imprecisi, ma sbaglieremmo proprio la diagnosi patogenetica, come abbiamo ripassato qui. Si tratta del famoso enigma della poliuria concentrata, descritto soprattutto in pazienti ricoverati in rianimazione o comunque non in grado di rispondere adeguatamente allo stimolo della sete, che presentano quadri di ipersodiemia ingravescente a fronte di volumi urinari elevati in assoluto o comunque in rapporto al contesto specifico, come in questo caso. Ed ecco il paradosso che può sconcertare studenti ed esperti. Ma si può perdere acqua libera in urine concentrate? E la risposta è sì, si può perdere acqua libera. Davanti a valori di osmolarità urinaria 500 maggiori di quella plasmatica 330, come nel caso di questo paziente, noi potremmo concludere che il rene stia già facendo tutto quello che può per trattenere acqua. E dunque saremmo orientati a cercare altrove le cause delle perdite idriche con conseguenti possibili errori diagnostici e terapeutici. Ma se con gli occhiali 3D guardiamo la tonicità, vediamo che il plasma è ipertonico, sodiemia 155 milliequivalenti per litro, ma le urine sono invece ipotoniche, con una concentrazione di elettroliti, 70 milliequivalenti per litro, più bassa di quella del sodio plasmatico. Il che significa che, in realtà, il rene sta perdendo acqua libera e questo fa salire la sodiemia. Ecco perché, davanti ad alterazioni della sodiemia, ragionare sulla tonicità urinaria confrontando gli elettroliti urinari con la sodiemia è il modo più corretto per effettuare bilanci giornalieri e calcolare gli apporti di liquidi da somministrare. Bene, a questo punto direi che potremmo terminare il ripasso su osmolarità e tonicità urinaria con una delle nostre solite provocazioni intellettuali. Considerate le nebbie concettuali che possono derivare dalle parole e dal momento che le osmoli non sono una unità ufficiale del sistema internazionale e secondo autorevoli fonti l'uso di questi termini sarebbe da scoraggiare, potremmo benissimo usare il nostro traduttore istantaneo per riconvertire la parola osmoli a moli dissociate, proprio come abbiamo fatto in queste figure dove trovate ostentatamente scritto moli dissociate e poi tra parentesi oppure osmoli. E poi anche nelle urine potremmo ritrasformare la parola osmolarità nel termine obsoleto di molarità congiunta di moli dissociate. Ed infine, se ci confonde parlare di tonicità urinaria, ricordiamoci che è come dire elettroliti urinari e quindi possiamo benissimo parlare di concentrazione degli elettroliti urinari. E adesso, arrivederci alla prossima puntata che sarà una sorpresa.